Ciao, visto che è stato apprezzato il video di ieri in cui facevo vedere il mio metodo interattivo sul timing per bassisti, oggi vi faccio vedere questo basso e batteria, che è un altro video interattivo, anche questo. Questo qua ha anche dei video oltre ad avere l'audio. Quindi, come funziona questo? Praticamente lo puoi utilizzare su computer, su tablet, su cellulare non lo consiglio perché viene fatto su due pagine e si vedrebbero troppo piccole le partiture, anche se comunque di partitura comunque ce n'è abbastanza poca, al minimo indispensabile c'è tanto video in cui spiego tutte le note, tutti i ritmi, eccetera. Quindi, tornando al metodo, questo qua è anche consultabile online volendo, c'è la versione che non devi per forza scaricare tutto, ma puoi consultarlo online se non vuoi tenere spazio sul computer. E questa infatti è la versione online. Subito dentro spiego più o meno come funziona, anche perché è importantissimo, il basso e la batteria devono essere una cosa sola. Quindi devono andare d'accordo, il bassista deve conoscere, comunque saper riconoscere i vari suoni della batteria per capire dove devono stare sul tempo, soprattutto la cassa, e fondere il suono del basso insieme al suono della cassa, perché diventa un suono unico che è 100 volte più bello che se fosse solo cassa oppure solo basso. Qua spiego come utilizzare il metodo, quindi c'è una parte di partitura all'inizio, quindi sempre molto poco, 4 battute, 2 battute, 8 battute massimo, con la tablatura sotto. C'è un video in cui spiego nota per nota il ritmo e le note nelle varie posizioni. Poi c'è l'audio rallentato, quindi a 105 BPM e 121, quindi a due diverse velocità. Perché? Perché quando studio un nuovo riff vorrei averlo anche un po' più lento per poterlo imparare bene e poi portarlo su di velocità. Io l'ho pensato avendo comunque due buoni audio diversi, registrati diversamente, chiaramente, e quindi con dei bei suoni. Come funziona? Che il primo chorus viene ripetuto due volte con il basso e tutti gli strumenti, che poi strumenti è molto lineare, c'è soltanto batteria e chitarra acustica. Quindi vengono fatti due giri anche col basso, poi il basso sparisce e per alcuni minuti viene soltanto il suono degli altri strumenti, e quindi io posso esercitarmi per diversi minuti con l'accompagnamento ma senza il suono del basso. Questa è una cosa che ci tengo tantissimo perché nei metodi, una cosa che nei vari metodi che ho studiato, una cosa che sempre non mi è piaciuta è quella che ti fanno sentire come suonarlo, però poi nel momento in cui devi andare tu a esercitarti, non sai, ti manca una base su cui poterti esercitare, e quindi io l'ho pensato così. Faccio sentire l'esercizio, però poi do la possibilità per alcuni minuti di poter studiare su quella base, di poter suonare su quella base per entrare proprio nel groove. Ok, questo ci tengo molto, sono riuscito a farlo anche negli altri metodi miei, cerco sempre di mantenere questa linea, almeno quelli nuovi. Andando avanti, vediamo ad esempio il primo. Ispirato Sugar Maroon 5, quindi prende quel giro d'accordi, fa vedere qua la batteria. Tra l'altro, c'è un video dove fa scorrere proprio il suono della batteria, in cui noi dobbiamo riconoscerci molto spesso, soprattutto nella cassa, perché poi è il ritmo che dobbiamo andare a suonare. Vedi, il ritmo tatta unta è uguale al suono della cassa tatta unta. Qua abbiamo la suddivisione in sedicesimi. Primo quarto, secondo, terzo e quarto quarto. Provo a fartela partire così vediamo com'è. Ta ta ta, ok? Quindi a noi interessa soprattutto la prima linea. Il suono del basso deve fondersi con la cassa insieme. Ok? Può essermi, ho messo proprio il video perché può essermi utile visivamente avere appunto il
l'audio, il video proprio della parte che sta suonando, perché anche visivamente mi può aiutare, soprattutto per un principiante, ad andare a tempo. Di qua poi viene fatto comunque, sempre un video in cui Iniziamo con un Sol spiego bemolle, la con un parte, Sol d'accordo quindi di Mi al tasto 2. dove andarlo a prendere, il ritmo e tutto. C'è un video per ogni canzone, quindi sono 20 canzoni qua. Ok? Qua sopra lenta la veloce, ad esempio questa era Sugar, la seconda Come As You Are di Nirvana, stessa cosa di prima. Ti faccio sentire un pezzo di una base, 120, quindi parte l'audio. Molto lineare, semplice l'accompagnamento. Viene ripetuto 4 volte qua e poi ora sparisce il basso. Senti che non c'è più basso ed è il mio basso che sto studiando che deve andare a incastrarsi con la cassa e suonarci sopra. Questo audio dura diversi minuti, quindi io ho la possibilità di mettermi lì, entrare nel groove, provare, se sbaglio mi correggo, cerco di andargli dietro, che è la cosa che secondo me serve di più per imparare e per migliorarci. Abbiamo L'uomo più furbo di Gazzè, quindi ci sono anche dei pezzi italiani, ti faccio sentire un pezzo di questo, la versione rallentata, quindi c'è la versione 120 e c'è la versione 132. Parto con 120. Senti sempre come il suono del basso e della cassa sono insieme. Ta, 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 ta. Anche con qualche variazione. Questo era il secondo giro che ripartiva ancora col basso, poi dal terzo in avanti. Per diverso tempo lui va avanti e tu puoi continuare a suonare. Questi qua, i primi chiaramente sono più semplici, solo ottavi, pause di ottavo. Man mano che andiamo avanti, What's Up for Non Blonde sembra un po' più difficile. In realtà poi il tempo è 72 bpm, quindi è fattibile. Magari un po' più di difficile lettura, però nel video viene comunque tutto spiegato. Ed è molto molto intuitivo, anche perché quando io ho il suono della cassa, che deve essere questo, vado a mettere le note che ho sull'accordo e vanno ad incastrarsi. Ok? Andando avanti, Son Lonely, Police, quindi questo tante pause. Sentiamone un pezzettino. Questa è la versione veloce. Senti come cassa e basso vanno sempre bene insieme. Tra l'altro ci tengo sempre a dire che tutti gli strumenti qua li sono suonati, la batteria è stata programmata, l'ho programmata io, tutti gli strumenti, tutte le chitarre e i bassi li suono io, anche le chitarre. Infatti ci ho messo tantissimo a farlo questo metodo. Crazy Little Thing Called Love, anche questa molto, molto divertente. Ermal Meta, Vietato Morire. Se volete sentirne qualcuna di particolare, scrivetemelo nei commenti. Shape of You, Ed Sheeran, sentiamo la versione lenta, 80 bpm. Sempre molto ritmata e cassa assolutamente insieme al basso, incastrati. Questo è proprio il metodo per incastrare cassa e basso. Senti che tiro che hanno quando suonano insieme. Creep, Radiohead, uno dei miei pezzi preferiti in assoluto. Under the Bridge, sentiamo un pezzo di Under the Bridge, versione lenta. Ok,
qua c'è la cassa storta, che devo prendere questa notina e levare, che non è facile. 2, 1, punta, punta. Questa qua non è facile da beccare, però studiandola pian pianino, come vedi, anche se non sai leggere molto bene, è tutto molto intuitivo. Poi c'è il video in cui lo spiego sempre. Gabbani, Beatles, con le mani di zucchero. C'è anche qualche puntatina sullo slap, tipo qua, ma c'è anche qua il video dove lo spiego. E poi si può suonare anche con le dita questo, anche se con lo slap è più bello. Sentiamone un pezzettino. Esatto, molto divertente anche questa. Ce ne sono veramente tante. Questa è un po' più rock, per lavorare sullo shuffle, la grunge, semplicissima ma con un gran tiro, e poi anche veloce, 155 bpm questa. Brown Mary, The Final Candle, mitica. Levante, Wish You Were Here, questa qua può sembrare molto difficile di lettura, in realtà poi te ne faccio sentire, non è così difficile, abbastanza intuitiva anche qua, e soprattutto incastratissima con la cassa. Ta 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 tu 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 ta 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 ta. Chiaramente dei 20 pezzi c'è un riff che è quello un pochettino portante della canzone. Poi se ti vuoi studiare l'originale, chiaramente c'è la strofa, c'è il ritornello, però c'è quello che a me interessava riguardo a basso e batteria, quindi in particolare deve esserci un lavoro di ascolto sulla batteria per capire cosa fa. Se tu metti qua la batteria e la guardi in griglia, come funziona? Tra l'altro tutte le video sono espandibili, quindi se ti sembra piccolo puoi in realtà ingrandirlo e vedere fisicamente dove suona seguendo lì sopra il suono. Ta 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 ta, e tu ti eserciti sul ritmo. Puoi far andare anche solo la batteria, esercitarti anche solo su una nota per capire bene il ritmo. Quindi anche se non sai leggere bene questa figurazione, comunque ce la puoi fare. Gli spari sopra, versione semplificata rispetto a quella del mitico Gallo, anche qua molto divertente, si può usare anche il plettro, forse nel video la spiego proprio con il plettro. Wall a Lot of Love, Led Zeppelin, anche qua un po' di ghost note. Ok, poi alla fine niente, ringrazio e faccio vedere alcuni altri miei metodi che ho scritto. Questo sullo slap, il primo, Easy Slap, per partire da zero. Advanced, che è il secondo. Questi due convogliano in questo, che è quello venduto cartaceo da Amazon, dove li mette tutti e due insieme. Poi c'era questo sul blues melodico, quindi delle frasi blues da bassista solista, diciamo. Metodo sul double thumb, il primo metodo che ho scritto, è ancora l'unico metodo che ho visto in giro esclusivamente sul double thumb. E niente, poi qua non avevo ancora scritti altri, ce ne sono altri che puoi andare comunque sul mio sito andando a Carlo Chirio, www.carlochirio.com. Se vai in ebooks puoi scegliere direttamente quello che ti può interessare, oppure vai nel menu dove li faccio scorrere tutti. Poi quando entri in quello che ti può interessare, ad esempio Easy Slap, allora vai qua e ci sono degli altri preview, oppure dei video dove spiego degli esercizi. Tanti esercizi vengono spiegati, perché questo è un
è un metodo in PDF o ebook, quindi c'è solo la partitura e l'audio, io lo, comunque l'audio lo mando sempre in questi casi a parte via mail, però poi con il tempo ho fatto anche tanti video dove vado a spiegare i singoli esercizi, quelli un po' più importanti, e quindi l'impostazione della mano sinistra, il palm mute. Queste cose qua comunque le spiego tutte e quindi puoi andarti a prendere la maggior parte degli esercizi e vederti anche i video dove li spiego. Poi se vuoi acquistarlo, acquista ebook. Tra l'altro, ripeto, costano tutti dagli 8 euro ai 12 più o meno, vedi 12, 9, 9,90, 8,99. Quello che abbiamo visto adesso, questo qua è sbagliato, costa 12,90 euro. Quindi c'ha comunque 20 video dentro, 20 video di spiegazioni, 20 video di batterie e, ogni e 40 audio, due per ogni canzone, uno rallentato, uno più veloce, e non sono audio di 10 secondi in cui suono solo il riff, ma sono audio di diversi minuti dove suono il riff il primo giro e poi ti puoi esercitare con la base completa e quindi divertirti come preferisci. Ok, bene, penso che questo video sia stato fin troppo lungo, eccomi qua. Ti ringrazio se l'hai seguito e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!